Quello di oggi è un primo step perché la vostra intenzione è rilanciare questa iniziativa dedicata ai giovanissimi. Sì, siamo fortemente convinti che bisogna partire dalla formazione e dall'istruzione per far sì che la parità di genere diventi un patrimonio comune culturale, e dunque questo è il primo passo che come CGIL di Teramo facciamo insieme all'università e alle altre strutture che hanno sostenuto questo importante progetto per poterlo esportare anche nelle scuole superiori di secondo grado, perché bisogna partire da lì per cambiare un sistema molto radicato, purtroppo basato su una ottica patriarcale. Bisogna riformare le coscienze e quindi partire dall'istruzione e dalla formazione. Contro la violenza sulle donne, ma contro anche la violenza di genere. Assolutamente sì, questo rientra sempre nella necessità di avvicendare un nuovo modello basato sull'uguaglianza sociale e sulla parità di genere. È un primo passo, insieme a tutte le azioni che la CGIL di Teramo e alla CGIL nazionale si fa per abbattere le disuguaglianze e le discriminazioni.